Dal Vangelo secondo Matteo. Dopo che la folla ebbe mangiato, subito Gesù costrinse i discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva, mentre egli avrebbe congedato la folla. Congedata la folla, salì sul monte solo a pregare. Venuta la sera, egli se ne stava ancora solo lassù. La barca, intanto, distava già qualche miglio da terra ed era agitata dalle onde a causa del vento contrario. Verso la fine della notte, egli venne verso di loro camminando sul mare. I discepoli, a vederlo camminare sul mare, furono turbati e dissero: «È un fantasma!» e si misero a gridare dalla paura. Ma subito Gesù parlò loro: «Coraggio, sono io, non abbiate paura!» Pietro gli disse: «Signore, se sei tu, comanda che io venga da te sulle acque!» Ed egli disse: «Vieni!» Pietro, scendendo dalla barca, si mise a camminare sulle acque e andò verso Gesù. Ma per la violenza del vento si impaurì e, cominciando ad affondare, gridò: «Signore, salvami!» E subito Gesù stese la mano, lo afferrò e gli disse: «Uomo di poca fede, perché hai dubitato?» Appena saliti sulla barca, il vento cessò. Quelli che erano sulla barca gli si prostrarono davanti, esclamando: «Tu sei veramente il Figlio di Dio!» Parola del Signore. A seguito della moltiplicazione dei pani, tutti gli evangelisti si raccontano che Gesù congeda la folla e congeda anche i discepoli, li costringe, diciamo così, li manda ad attraversare il lago. La folla se ne va, i discepoli vanno sulla loro barca, sulla barca di Pietro di solito si dice, e attraversano il lago e Gesù rimane da solo a pregare sul monte. Un tratto distintivo questo dell'apostolato di Gesù. Gesù non era sempre con la folla o sempre con i discepoli, era anche da solo, a tu per tu, cuore a cuore con il Padre. Se ne stava lassù, venuto la sera, da solo, dice Matteo, perché ha bisogno di questo contatto col Padre, come ne abbiamo bisogno noi. Ha bisogno perché le sue parole non siano solo sue, ma siano le parole di Dio, perché i suoi gesti siano i gesti di Dio. Anche noi abbiamo bisogno di questo contatto personale, individuale con il Padre. E mentre Gesù è solo e sembra, diciamo così, aver abbandonato le folle e i discepoli, i suoi discepoli attraversano il lago con grande difficoltà. Si scatena una tempesta, sappiamo che le tempeste di lago sono terribili, molto pericolose, e Gesù in mezzo alla tempesta li raggiunge camminando sul mare. Non è solo così una specie di gioco di prestigio per dire: guardate cosa so fare, è una, anche qui una rivelazione, perché il mare nella Bibbia, le grandi acque, qui è un lago ma viene chiamato il mare di Galilea, le grandi acque sono sempre segno negativo, sono segno delle forze distruttrici della creazione, del caos primigenio che vuole distruggere ciò che Dio ha creato. Israele non è stato mai un popolo di navigatori, ha sempre avuto un rapporto difficile con il mare, pensiamo al Mar Rosso, ecco. E allora Gesù che cammina sulle acque indica proprio questa potenza di chi può sottomettere il male, sottomettere il negativo, dominare tutte le forze distruttive della vita. Matteo solo aggiunge però la scena di Pietro. Gesù arriva vicino alla barca dicendo quelle parole bellissime: «Coraggio, sono io, non abbiate paura!» E qui Pietro interviene col suo solito entusiasmo: «Signore, se sei tu, fa venire anche me sulle acque, vieni Pietro!» E qui c'è questa scena bellissima che rappresenta, secondo me, la fede. Che cos'è la fede? La fede è camminare sulle acque in tempesta, cioè fare una cosa fuori dal razionale, fuori dall'ordinario. E
ma è possibile finché Pietro ce la fa, finché guarda Gesù. Nel momento in cui guarda Gesù, Pietro cammina sulle acque. Ma nel momento in cui si guarda intorno, vede il vento, vede le onde, sta forse razionalizzando e dicendo io sto camminando sull'acqua, cosa sto facendo? Ecco che Pietro va giù. Nel momento in cui distogliamo gli occhi da Gesù e guardiamo noi stessi, le nostre piccole forze, le nostre cadute, le nostre difficoltà e basta, allora andiamo giù. Ma appena Pietro grida, Signore, salvami, subito Gesù lo afferra, come afferra ciascuno di noi quando glielo chiediamo, magari con quel rimprovero, uomo di poca fede, perché hai dubitato? Ecco che si sta parlando di fede, uomo di poca fede. Anche noi siamo uomini di poca fede, ci facciamo impressionare dalle tempeste della vita, ma teniamo fisso lo sguardo su Gesù, guardiamo Lui e saremo capaci di camminare sulle acque in tempesta della nostra vita. C'è anche Lui sulla nostra barca, c'è anche Lui che ci invita a camminare insieme.